Tragedia ad Alagna, sabato 18 dicembre, quando un ragazzo di 15 anni, Filippo Allorio, per cause al vaglio degli inquirenti, è deceduto in seguito ad una caduta mentre stava sciando sulla pista che da Pianalunga porta ad Alagna. A nulla sono valsi i soccorsi immediati. Il quindicenne, trasportato in elisoccorso all'ospedale maggiore di Novara, è morto poco dopo l'arrivo. Il ragazzo, residente a Invorio, era dotato di tutte le attrezzature previste per lo sci, a partire dal casco. L'incidente è avvenuto su una pista rossa, quindi di media difficoltà, ed era in gruppo insieme a un maestro di sci. Il giovane lascia il fratello gemello Matteo, la mamma Rossella e il papà Corrado. Si unisce al cordoglio anche Francesco Pietrasanta, presidente della comunità montana della Valsesia. Quello che è capitato sabato è una tragedia che ha sconvolto tutta la Valsesia e non solo. La morte di un ragazzo giovane sulle nostre piste, una cosa che non è mai capitata, quindi fatale. La magistratura sta portando avanti le indagini, speriamo che siano veloci in modo tale da andare ad eliminare qualsiasi motivo che possa mettere in difficoltà appunto la nostra valle. Io sono sicuro che tutto quello che c'era da fare a livello di sicurezza, di controlli e quant'altro è stato fatto sia dalla nostra società Monterosa 2000 che da chi gestiva appunto il ragazzo. Ora si dovrà vedere appunto tramite la magistratura quello che è successo realmente. Io mi auguro che vada tutto per il verso giusto, mi stringo con la famiglia perché ovviamente il dolore sarà altissimo e ci stringiamo tutti attorno a loro.